Si è svolta a Teramo la conferenza stampa di presentazione della 50ª edizione dell'Interamian Youth World Cup, kermesse che ha fatto la storia della città di Teramo e non solo. I massimi enti hanno patrocinato la manifestazione, che aprirà il sipario il 4 luglio con il concerto evento del cantante Diodato. La regione è vicina al cinquantennale, ma non solo, perché voglio ricordare che nel 2019, appena ci siamo inseriti in consiglio regionale, ci siamo insediati, io ho voluto fortemente istituire una legge apposta sulla Coppa Interamia, perché ritenevo che era giusta questa riconoscenza. L'abbiamo finanziata tutti gli anni perché avevamo alcuni problemi, non potevamo rischiare di perdere una manifestazione così importante, e quest'anno logicamente abbiamo triplicato i fondi con una somma pari a 150.000 euro per festeggiare questo traguardo importante, che è una vittoria di tutti. La Coppa Interamia ha una rilevanza non solo a livello di Teramo ma a livello di Regione Abruzzo, perché non rappresenta solo sport ma rappresenta anche il sociale, quindi un'integrazione tra popoli, e rappresenta un indotto turistico attrattivo per tutta l'immagine dell'Abruzzo, e quindi la Regione sicuramente ha fatto la sua parte e lo continuerà a fare. A seguire, tra le gare previste e altri spettacoli, la storica parata inaugurale che attraverserà le vie del centro storico teramano con il consueto fascino di colori delle oltre 70 nazioni partecipanti. Rete 8 seguirà in diretta la sfilata del 9 luglio a partire dalle ore 21, per non perdere nemmeno un istante della serata. Sindaco D'Alberto, possiamo dire che per un paio di settimane Teramo sarà al centro del mondo, l'ombelico del mondo? Sì, torna al centro del mondo, Teramo, ricordiamolo, città aperta al mondo con riconoscimento UNICEF proprio grazie alla nostra Coppa Interamia. Torna perché con gioia, con orgoglio festeggiamo il cinquantennale, ma soprattutto ripartiamo con la Coppa dopo gli anni in cui siamo stati costretti a fermarci a causa del Covid, e ripartiamo con una grandissima iniziativa a cui l'amministrazione subito dopo le elezioni ha lavorato, insomma, con grandissima intensità con il comitato organizzatore, per ovviamente mettere in campo e mettere in piedi una iniziativa della Coppa che rimarrà, perché così deve essere, nella storia, ma dovrà rappresentare e costituire un punto di riferimento anche per gli anni futuri, perché questa ripartenza deve essere anche l'occasione di un rilancio, di una nuova definizione della Coppa Interamia che torna nella nostra città e si apre, aprendo la nostra città al mondo intero.